Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi facciamo una cosa un po' elitaria, come avevo anticipato sulla pagina di Facebook, appena uscita dalla doccia, quindi mattina presto, a rischio di svegliare tutta la casa, facciamo una sbarbata un po' elegante, un po' elegante. Abbiamo l'Ofritz. L'Ofritz è il rasoio americano, che ha una storia molto, molto, molto interessante. Allora, cos'è Ofritz? Ofritz era un negozio, era, perché non c'è più, di New York, e si vede dal fatto che c'è anche scritto New York, insomma. Ofritz faceva coltelleria e articoli per la casa di lusso, di grande livello. E coltelleria, piatti, stoviglie, argenti, insomma. Infatti questo è placcato silver. Ofritz addirittura arriva negli anni 70 ad aprire un punto vendita nel World Trade Center. Quindi per dire, era un brand molto apprezzato, sinonimo di lusso, di esclusività. Poi con gli anni le cose andarono come andarono e il negozio non c'è più. Però negli anni, diciamo, d'oro, negli anni in cui comprare da Ofritz era il simbolo di eleganza, ricchezza, distinzione, un regalo di Ofritz era qualcosa di molto importante da ricevere da fare, Ofritz pensa di avere una lacuna, di doverla colmare in qualche modo, cioè mancava un rasoio nel suo diciamo, nella sua lista. E se lo va a fare da chi? Allora Mercur. Vedete, questo non è altro che... Che mi è caduto, ovviamente, non fatelo mai a casa, come si dice, ma comunque è perfetto perché sono rasoi di una robustezza che, ragazzi, questo qua non è altro che una versione vintage del Mercur 37C, con delle differenze però che vedremo. Io vi faccio vedere adesso quello che si vende oggi. Questo è il mio Mercur 37C, questo è quello che si vende oggi nei negozi, e vedete che i rasoi sono questi. Eccoli. Le teste sono queste. In cosa si distinguono? Nel fatto che il nuovo Mercur, andiamo a vedere, eccolo qua, il nuovo Mercur e l'Ofritz. Vedete anche la rotella sotto, insomma. Vedete anche la testa, no? Faccio vedere il dettaglio, vedete? No, siamo capiti. Intanto questo ha un pettine più cattivello, guardate i denti, spero che l'autofocus renda giustizia, purtroppo qua non c'è neanche l'autofocus, guardate i denti qua, come sono diversi, come c'è qua una minore esposizione della dentatura. Ma non solo, i due copritestina, i due coprilametta, sono diversi, uno è più liscio e squadrato, quello dell'Ofritz, l'altro invece è zigrinato, quello del Mercur. Si possono intercambiare, io posso mettere tranquillamente sull'Ofritz quello del Mercur, quindi questo significa che il progetto è di fatto lo stesso, ma con delle modifiche, con delle differenze, che rendono l'Ofritz, oltre a essere più elegante, perché in silver, a differenza di questo che è in metallo normale, più aggressivo. Lo vedete anche nell'apertura. Si vede, secondo me. Leggermente più cattivello. Come normiamo? Ovviamente io qui, in questa edizione che ho trovato a un'asta, addirittura ha, come potete vedere, le sue lamette, addirittura le sue lamette Ofritz. Però è evidente che non voglio utilizzarle, però utilizzare una lametta vintage greca che mi piace perché mi sembra molto elegante, anche questa Astor Silver Stylus mi ispira eleganza, e quindi fare una natura elegante oggi, no? Ci abbiamo l'Ofritz, allora armiamo l'Ofritz con questa lametta Astor. Questa deve essere anni 70. Greca. Eccolo qua.
lo armiamo dal coprimento. Ecco qua. Vedete come la lama è veramente esposta in questo slant bar. Placcato silver, condizioni, come vedete, eccellenti. Eccellenti. Abbiamo detto eleganza e quindi un pennello in tasso. Pennello in tasso. Simpson, The Colonel, XX, X2L, anzi. Tasso Best Belgio. Gli diamo una rinfrescata e ci vuole anche una crema elegante come la Truffle Anil numero 10. Ecco, come montiamo questa crema con questo tasso? Tasso delicato, no? Allora, cosa facciamo? Siccome è una crema morbida, andiamo a prendere un quantitativo di crema e andiamo a inserire nel ciuffo. Che è stato già idratato, facendogliela metabolizzare. Mettiamo ancora un pochettino, ma poco, solo perché così andiamo. Po' d'acqua calda. Oggi ho provato una nuova configurazione di luci, chissà se va meglio. Un po' di acqua calda e andiamo a montare in ciotola. Mai circolare, sempre. Vedete come viene subito bene? Ecco qua. Il viso è bagnato perché ho fatto la doccia. Un bel montaggio, sempre col tasso movimenti lineari e non circolari. E andiamo subito a bagnare il nostro olio. La metto molto mordace. Rasoio non da meno, effetto ghigliottina, la metto veramente ben esposta, la sto guardando adesso, veramente molto esposta, cioè, ci passa, si vede in mezzo, si vede.
il pelo a portare via. Praticamente tutto. È efficace, te lo do io. Una volta li facevano ancora più efficaci. Tanto che tre passate sembrano quasi addirittura troppe. Mettiamo il riso. Con l'acqua calda ci mettiamo sempre una vita. E col pennello andiamo a fare la seconda. Insaponata. E andiamo con un bel pelo obliquo. La ghigliottina scorre senza pietà. Portando via anche gli ultimi residui di pelo ribelle che aveva resistito all'assalto del pelo, senso di pelo. Ecco. Molto bene, noi siamo pignoli, ci facciamo anche il contrapelo. Chapeau tout. Insaponata leggera. E andiamo a espletare questa formalità che è il contropelo, perché con questa lama e questo rasoio non c'è più niente. Facciamo scarpetta proprio nella crema. Ecco qua.
rifinitura e a posto. Sciacquata. Componiamo il vidro. Ottimo. Offritz promosso pieni voti. Rimaniamo in tema di eleganza. Arlington di Dr. Harris, grandissima, grandissima aftershave, classico inglese. Intramontabile. Molto bene, io vi ringrazio, vi ho presentato questo prodotto, che prodotto questo lo sciacquo lamentario, questo pennello, questo rasoio, che effettivamente è una rarità. È una rarità perché se ne trovano, non è che non se ne trovino, se ne trovano, ma tenuti in determinate condizioni e con questa qualità, insomma, è un rasoio che effettivamente fa la differenza ancora, perché, e comunque offre una qualità di rasatura che è assolutamente eccezionale. Cimitero delle lamette e anche la nostra Aston è sepolta. E niente, quindi Offritz, rasatura elegante, buona domenica a tutti e buona barba a tutti.